Vedete, le persone di grande intelligenza suscitano negli altri la stima, l'amore. E voi avete questo, questo fluido che conquista e risveglia nella donna l'istinto di aiutare. Io vorrei che a volte si accorgesse che esistono dei cervelli come il vostro e che facesse qualcosa. Ma voi dovreste protestare. Io sono indignata. Indignata che il tempo passi e che voi restiate all'asciutto. Io sono... Giulio Scarpati e Valeria Solarino, protagonisti del Misantropo, andato in scena al Teatro Petrarca di Arezzo per la regia di Nora Venturini. Tra commedia e tragedia si è così riscoperto l'attualità di un testo immortale che ironizza sull'ipocrisia, le ambiguità, i difetti e le imperfezioni dell'umanità. Tutto questo mondo di ipocrisia che si chiama la corte, ma è potere, quello di oggi, di ieri e quello che sarà pure domani. Di grande attualità. Di grande attualità e d'altra parte anche una contraddizione. Questo misantropo, questo Alceste, che è questo personaggio molto rigoroso, che quindi fustiga i costumi, che non sopporta tutte le falsità, le ipocrisie, si innamora della donna più mondana del mondo. Perché l'amore è così, non è che va a cercare certe volte anche gli opposti invece che i simili. E questo mantenere queste contraddizioni, raccontare queste contraddizioni è secondo me molto bello. In più c'è il fascino anche di dire che le persone sbagliate riescono a ottenere i posti di lavoro, che la gente dice carissimo e dietro ti dice delle cose pessime. Tutte queste cose che normalmente avvengono e avvengono in tutti i periodi, ma anche in tutti i settori, cioè non è dallo spettacolo alla politica, ok? È bello vedere come le cose non cambino e come invece ancora adesso una lezione di Molière è così attuale.